questa è circa un mese che l'hanno fatta, perché l'hanno fatta e pian piano ci passano le corriere, ci passano quindi anche i mezzi pesanti, e quindi è, diciamo, venuta fuori grossa così. E quindi ecco, però non è solo questa, perché se fate via Vittorio Veneto ne troverete altre. Una maggiore attenzione è questo che chiedono i residenti e dei commercianti di via Vittorio Veneto. I problemi della zona proprio alle porte del centro storico non si limitano infatti alla buca sulla pavimentazione stradale che si è formata a lato della carreggiata all'altezza del semaforo, seppur per molti necessiti di un intervento. I tasti dolenti di via Vittorio Veneto infatti si estendono anche ad altri aspetti del vivere quotidiano. Da quando è stato rifatto l'allargamento di marciapiedi, a mio avviso del tutto inutile, fa sì che, a parte che gli autobus hanno difficoltà a scambiarsi, le macchine non riescono a fermarsi e quindi anche per le attività, qualunque tipo di attività commerciale, sono penalizzate. Non ci sono i posteggi, i vigili non passano più, quindi anche il carico e scarico è spesso perennemente occupato da auto. Comunque sicuramente quello delle buche è uno degli aspetti più drammatici, perché purtroppo le persone si fanno male anche nei marciapiedi, perché la pavimentazione, sempre a mio modesto avviso, non è stata fatta adeguatamente, tante persone sono cadute, quindi insomma ci sarebbe bisogno un po' di un miglioramento. Purtroppo le periferie sono zone dimenticate e quindi si può vedere da tutto, dalla pulizia, da un commercio fatto, diciamo, al limite delle norme, da tante cose purtroppo penalizzanti che fanno sì che le periferie sono sempre costrette di più a morire.